Amiche e amici di Agricoltura, oggi siamo ancora insieme e finalmente una nuova puntata, la 1184. Proseguiremo nel toccare l'argomento Innova Olio. Si tratta di un progetto che si basa sulla possibilità di introdurre un allevamento super intensivo in olivicoltura nel territorio della regione Abruzzo. Abbiamo già trasmesso dei servizi, oggi chiudiamo il cerchio con ancora due contributi ed anche una considerazione di un esperto divulgatore scientifico che praticamente cerca di dare una risposta a quelle che sono le esigenze dei produttori e in genere della situazione dell'olivicoltura italiana, che avrebbe bisogno davvero di tanti investimenti, al di là adesso dei pensieri, delle opinioni. Un altro argomento molto interessante che vi proporremo in questa puntata di Agricoltura Oggi riguarda l'artigianato artistico, perché torniamo a Guardiagrene, o meglio siamo stati all'Aquila, perché il monumento Rinascita, che era stato realizzato dagli artigiani artisti dell'ente mostra artigianato artistico abruzzese di Guardiagrene, praticamente è stato finalmente posizionato all'interno del prestigioso emiciclo sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Però, come sempre, cominciamo con due notizie. Guardate che sono due notizie molto interessanti. Dico guardate perché le potete leggere anche sul nostro sito agricolturaoggi.com. Al via le notizie. I docenti della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università Cattolica di Piacenza hanno studiato le conseguenze dell'insufficienza idrica nei vari ambiti di una filiera, anche valutando a che punto è la scienza nel dare risposte alle criticità che sono conseguite. Vediamo quali sono gli argomenti che sono stati analizzati, dall'utilizzo ad esempio dei biostimolanti al ruolo dei droni e in genere dell'agricoltura di precisione, verifiche con focus su vigneti e olivi, ma anche il contributo della genetica, come eliminare o ridurre gli sprechi negli allevamenti. C'è stata poi un'analisi sul valore economico dell'acqua e le strategie per gestirne il prezzo per gli agricoltori. C'è un progetto per migliorare l'efficienza e la sostenibilità degli allevamenti, è un progetto di digitalizzazione, un progetto che ha durata di 5 anni ed è portato avanti da una grande azienda, Zootecnica, che utilizzerà sensori tecnologicamente avanzati ed altre strumentazioni d'alta tecnologia all'interno delle stalle. Il progetto prevede anche momenti di formazione per gli allevatori ed anche per gli altri attori della filiera. L'obiettivo è quello di tracciare 400 stalle per immagazzinare dati di tracciabilità dei prodotti e garantire la trasparenza delle materie prime al consumatore, rendendolo così sempre più consapevole dei propri acquisti. Ricordo ancora una volta quelle due notizie che avete ascoltato, le potete anche leggere sul nostro sito agricolturaoggi.com. Invece ora trasmettiamo due interviste che devo ringraziare la Coldiretti Abruzzo che ci ha consentito di avere questi contributi, con il presidente nazionale di Coldiretti e con il presidente di un'associazione di cacciatori, perché dice Coldiretti questa è la prima esperienza di alleanza cacciatori-agricoltori. L'importanza di una nuova associazione che parla di settore faunistico, di aziende agrovenatorie, di tutto ciò che noi possiamo rappresentare in una nuova unione per quanto concerne il rapporto con il mondo della caccia, noi lo riteniamo di assoluta importanza. Questo potrà essere un'ulteriore possibilità di crescita e di sviluppo anche nel contesto agricolo per quanto riguarda la riproduzione animale, soprattutto legata alla selvaggina, la possibilità di creare nuovi
principi e filiere economiche, la valorizzazione della carne proveniente dalla selvaggina stessa, una grande attenzione al preservare la nostra biodiversità, ma anche a creare nuove forme di turismo, esattamente come abbiamo fatto in altre filiere agroalimentari, in modo particolare per quanto riguarda il settore vitivinico. Le aziende faunistico-venatorie sono di una bellezza straordinaria, rappresentano il meglio della biodiversità e noi vorremmo creare un principio per il quale sempre di più anche i bambini in tenera età le possano visitare per capire quello che è il patrimonio che viene difeso grazie proprio alla presenza degli agricoltori e dei cacciatori sul nostro territorio. È una grande novità perché mondo agricolo e mondo venatorio che si uniscono per progettare il futuro delle riserve che sono luoghi, oasi di sostenibilità, di biodiversità, è, ripeto, un'impresa difficile ma affascinante perché riposiziona l'attività venatoria nell'ambito di un ciclo lungo in cui l'uomo è nella sua azione un anello di una lunga catena che deve garantire il futuro del pianeta, dell'ambiente in cui si vive, del territorio in cui viviamo. E in più è una grande novità perché le riserve, le aziende di riserva possono generare grande economia, nuovi lavori e quindi recuperare anche tutte quelle aree italiane che oggi sono un po' dismesse, che sono i borghi, che sono l'area appenninica, l'area alpina, dove c'è un grande spostamento verso le città. Ecco, quindi è un'avventura con i piedi ben piantati per terra, con una Coldiretti che ha una struttura in grado di far sentire che questa realtà è una realtà italiana, è un patrimonio italiano. Come abbiamo detto all'inizio, torniamo ad occuparci di Innovaolio, progetto che riguarda sostanzialmente due misure di fondi europei, una per gli investimenti degli agricoltori, l'altra più specifica per la filiera in particolare dell'olivicoltura. Si lavora per verificare le opportunità di inserire nel territorio abruzzese allevamenti super intensivi. Guardate che sono già degli agricoltori che sono a buon punto con questo progetto e pare siano soddisfatti. Però sapete che quando ci troviamo di fronte ad innovazioni di questo genere ci sono sempre opinioni diverse e noi le valuteremo sempre con molta attenzione, perché è giusto che sia così. Adesso andiamo avanti, torniamo ad ascoltare Manlio Cassandro, che è un project manager, quindi esperto di fondi europei, che dopo averci parlato di Innovaolio in maniera specifica dice agli olivicoltori abruzzesi, e non solo, guardate che ci sono ancora delle opportunità che possono essere utilizzate subito come progetti e come finanziamenti. Abbiamo ascoltato Manlio Cassandro, esperto di programmazione europea, parlarci del progetto Innovaolio, ma ci sono anche altre opportunità e ce ne parla in questa intervista. Stiamo realizzando un progetto a livello nazionale con l'AIFO, Associazione Italiana Frantoiani, che vede anche la compartecipazione di diversi OP a livello nazionale, dei soci dell'AIFO e anche di diversi distretti produttivi. Ci sono due pugliesi, il distretto Federiciano, il distretto SEB, il distretto sud-est barese, oltre che al distretto dell'olio molisano. E tutte queste enti stanno partecipando a questo progetto che in qualche maniera anche per la fase della ricerca potrebbe essere interessante continuare questo che è il progetto di Innovaolio. Con questo progetto a livello nazionale porteremo risorse importanti sia per le imprese agricole che per le imprese di trasformazione, ma soprattutto porteremo anche importanti risorse per fare un piano di comunicazione per sostenere un bollino di sostenibilità tracciato anche con la blockchain per far conoscere gli oli di qualità a livello nazionale e internazionale. Dare qualche informazione che questo bollino di sostenibilità è in base anche alle opere che gli agricoltori potranno realizzare proprio nel termine dell'agroecologia, in sostanza per migliorare il territorio, il suolo, le condizioni della propria azienda.
Sì, potranno sì, sviluppare interventi agricoli per migliorare, impiantare e rinfittire i propri oliveti, perché indubbiamente bisogna incrementare la produzione olivicola abruzzese in un concetto di sostenibilità, cercando di valorizzare anche quelle che sono le varietà locali, però una valorizzazione che debba anche vedere una attuazione di nuove tecniche culturali, come abbiamo portato con questo progetto Innova Olio, dove abbiamo visto che è possibile fare anche delle coltivazioni integrate e delle coltivazioni intensive. Per concludere, il suo è stato quasi un appello, no? E questi sono finanziamenti già disponibili, c'è un programma in atto, quindi sarebbe opportuno che le aziende abruzzesi o le organizzazioni abruzzesi cogliessero questa opportunità. Se lei si riferiva anche al distretto, come dicevo prima. Certamente sì, il distretto regionale può certamente, insomma, partecipare, come anche alcune organizzazioni stanno partecipando in maniera attiva alla creazione di questo progetto. Si è detto più volte, l'abbiamo detto anche noi, che riportando ovviamente il parere di tanti esperti, che bisogna investire in olivicoltura, perché la superficie è scesa, la superficie che è stata dedicata all'olivicoltura sta diminuendo, quindi c'è bisogno di recuperare il terreno perduto. Per rispondere alla domanda che sta dietro le quinte, che poi è sempre quella, ma come fare? Oggi parliamo appunto del superintensivo. Luciano Di Massimo è il presidente di un consorzio, il consorzio Oleum, consorzio di produttori, e ci spiega un po' perché ci sono difficoltà ad investire, che cosa dovrebbero fare le istituzioni. Innovazione, competitività, a che punto si trova l'olivicoltura abruzzese? Lo chiediamo a Luciano Di Massimo, presidente dell'AOP Abruzzo Oleum. Siamo molto competitivi e qualificati per quanto riguarda la parte relativa alla trasformazione dell'olio, nel senso che abbiamo introdotto già da anni i cicli continui con i diversi sistemi di estrazione, due fasi e tre fasi, per cui a livello qualitativo di produzione dell'olio siamo, io posso dire senza nessun dubbio, a livello di eccellenze. Scontiamo un forte ritardo invece nella fase produttiva. E dobbiamo capire che l'olivicoltura è una coltura che ha bisogno di attenzioni come tante altre coltivazioni. E questo, cosa voglio dire con queste parole? Voglio dire che l'olivicoltura bisogna pensarla sui terreni di pregio e soprattutto che hanno la possibilità di essere irrigati, e pensare anche alla coltivazione di nuovi oliveti con sistemi innovativi, intensivi o superintensivi, anche con varietà internazionali, perché si è riscontrato che queste cultivar hanno alla fine dei prodotti anche essi di buona qualità. Dobbiamo mantenere sicuramente in modo prioritario l'identificazione del territorio, quindi classificare questo olio extravergine d'oliva come espressione di un territorio, e abbiamo anche una grande fortuna che sia una regione che è la regione dei parchi d'Europa, e giocarci questa carta a livello internazionale. Che cosa frena i nostri produttori? Sono stati fatti quasi nulla come rinnovo impianti nella nostra regione. Che cosa frena i nostri produttori? Già da anni abbiamo diverse opportunità per fare nuovi impianti di olivo, li abbiamo all'interno del PSR, lo abbiamo avuto anche con delle misure, con dei decreti ministeriali. E soprattutto quello che manca in olivicoltura è la specializzazione, ci sono poche aziende che vivono esclusivamente di olivicoltura, e questo è un grande handicap, perché spesso a queste aziende che non sono così specializzate ci sono dimensioni aziendali piuttosto piccole, ed è uno dei problemi strutturali che ci trasciniamo da anni. Il fatto di investire su una olivicoltura moderna presuppone capacità imprenditoriali importanti e superfici. Io ho assistito in qualità di anche tecnico agronomo che le maggior domande sono state poste in essere da imprenditori che oggi non sono olivicoltori, tutt'altro, sono molte volte viticoltori, e che hanno diversificato le produzioni attraverso l'impianto di nuovi sistemi di coltivazione di superintensivo con varietà di olivo, che si stanno selezionando anche con le nostre varietà locali autoctone. Per chiudere, lei sta dicendo in buona sostanza che nell'altro settore che noi
teniamo quasi gemello, no? Con l'olivicoltura, cioè la viticoltura, c'è più lungimiranza? C'è più capacità economica, più capacità di spesa. La lungimiranza anche gli olivicoltori abruzzesi ce l'hanno, però poi bisogna fare il conto con la tasca. Il mondo olivicolo purtroppo non ha questa capacità di reinvestire sull'azienda proprio perché le dimensioni sono limitate. E allora la regione Abruzzo, per fare l'esempio di istituzione più vicina, che cosa dovrebbe fare? La Regione Abruzzo dovrebbe far sì che si promuovesse di più il prodotto olio e quindi garantendo anche finanziamenti ad aggregazioni di produttori, perché questo è molto importante perché l'aggregazione porta ad avere masse critiche importanti, superfici importanti. E quindi dare un aiuto diretto e indiretto, e l'aiuto diretto è quello di fare proprio una politica regionale legata a ciò che gli olivicoltori chiedono e soprattutto fare una promozione del territorio che a mio modesto avviso dal punto di vista dell'olio forse è un po' carente. Restando in olivicolture, anche per concludere questo percorso che abbiamo dedicato a questo argomento, c'è una riflessione che è stata fatta da un divulgatore scientifico particolarmente ferrato sull'argomento. Anche lui è entrato in qualche modo nel discorso intensivo, superintensivo, tradizionale, bisogna garantire reddito. Ascoltate le sue valutazioni. La superficie dedicata all'olivo è ancora scesa ed è al di sotto del milione di ettari, meno 11% rispetto a 10 anni fa. Attualmente gli ettari sono 994.318 rispetto al 1.123.330 del 2012. Alla domanda perché, la prima risposta è che non sono stati fatti nuovi investimenti per incrementare il numero di nuovi impianti, magari anche introducendo tecniche agronomiche innovative, quali sono quelle intensive. Ma è mancata anche la parte dell'investimento per la valorizzazione e promozione dell'extravergine italiano. Con la spinta a trovare soluzioni è maturata l'idea del superintensivo, con una densità di piante 4-5 volte maggiore, che avrebbe un costo però troppo elevato in termini di consumo di risorse naturali. Da qui l'idea di Giorgio Pannelli, divulgatore scientifico del settore oleario, di puntare su un concetto ben conosciuto in agricoltura, quello della multifunzionalità. La multifunzionalità dell'olivo, proposta in una intervista ad Olivo News, realizzata da Francesco Cherubini. Torna il concetto di sostenibilità, che nuovi impianti intensivi ma tradizionali potrebbero garantire anche dal punto di vista economico-aziendale, oltre che ambientale, perché l'olivo ha grandi capacità di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, soprattutto nel corso della sua lunga fase di crescita. La strategia guida sarebbe sottrarre CO2 all'atmosfera, cederla alle piante e anche al terreno arricchendo l'humus. Questo concetto di multifunzionalità dell'olivo potrebbe brillantemente giustificare un investimento per piantare un altro milione di ettari di olivi, così da soddisfare le esigenze dei produttori e dei consumatori. Parliamo di artigianato artistico, parliamo in particolare dell'ente mostra artigianato artistico abruzzese che ha sede a Guardia Grele. Parliamo di un monumento che è stato denominato Rinascita, Rebirth, ed è un monumento che finalmente ha trovato una sua sistemazione definitiva nella sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo all'Aquila, il bel palazzo dell'emiciclo, la casa degli abruzzesi, possiamo dire così. Era attesa da molto questa inaugurazione che c'è stata nei giorni scorsi, noi l'abbiamo seguita e dedichiamo a voi questo servizio. Rebirth, Rinascita, è stata dedicata come opera alla città dell'Aquila duramente colpita dal sisma del 2009. Rinascita dunque vuol dire
occasione anche di riflettere sul momento attuale che coinvolge un po' tutti i settori produttivi e dunque anche l'artigianato, che sta vivendo un periodo davvero molto difficile che si ripercuote sull'intera economia del paese. L'opera è stata realizzata nell'ambito di Artisan and Crafts, un evento di riflessione sullo stato dell'artigianato nel mondo e sulle difficoltà che sta vivendo, soprattutto con riferimento al fenomeno della globalizzazione. È costruito con elementi in ferro, ceramica e pietra della Maiella. La pietra è costituita da semplici parallelepipedi, la ceramica è caratterizzata da pannelli colorati finemente lavorati dai maestri ceramisti. Il metallo a forma di spirale è forgiato a mano e rappresenta lo slancio di tutti gli uomini verso il rinnovamento e la ricerca di un futuro migliore. Presidente, finalmente siamo arrivati alla realizzazione di questo progetto iniziato tanto tempo fa, anzi stavo pensando proprio di far vedere le fasi cruciali di questo progetto perché l'abbiamo seguito sin dall'inizio. Una sua emozione intanto? Un'emozione particolare perché si realizza un sogno, in fondo questo monumento è stato pensato, progettato e realizzato per essere donato alla città dell'Aquila e quindi oggi è un momento di festa, un momento anche di gratitudine alla Regione Abruzzo, al Presidente Sospiri, alla consigliera Sabrina Bocchino che hanno voluto far mettere questo monumento all'interno dell'emiciclo. Naturalmente il ringraziamento va agli artigiani che hanno realizzato questo monumento, artigiani abruzzesi liberati a Aceto Georg e artigiani anche stranieri. Carmel Malechi è tornata in questa circostanza proprio per l'inaugurazione di questo monumento, così come era stata da noi per la realizzazione del monumento. Rinascita, rebirth significa rinascita, quindi significa che l'augurio che noi diamo a questa città, all'Abruzzo intero, è di rinascere e di andare a valorizzare i prodotti dell'artigianato artistico abruzzese che sono una vera risorsa per il nostro territorio. Rebuild Rinascita, l'opera realizzata dai maestri artigiani abruzzesi, manterrà secondo noi sempre un grande valore di attualità e su questo abbiamo chiesto una riflessione alla consigliera Sabrina Bocchino. Io credo che il popolo abruzzese sia un popolo di persone forti e, come diceva lei, assolutamente resilienti. E questo simbolo che porteremo avanti negli anni, poi l'arte non finisce, l'arte è in continua evoluzione, l'arte è in crescita, l'arte è anche, ecco, possiamo vederla qua, ammirarla sempre e comunque, facendo sì che ci porti sempre un messaggio di speranza. Io poi ho conosciuto tanti di questi artisti, in modo particolare il maestro Liberati che ha una bottega importantissima a Villa Magna in provincia di Chieti, oltretutto persona splendida, persona che come pochi, una cosa bellissima che ha nella sua bottega è che tutti e tre i suoi figli lavorano con lui, quindi stanno proseguendo le orme del padre, cosa che non è, insomma, al giorno certo. D'oggi non è assolutamente cosa scontata e semplice. Lui è riuscito a farla addirittura con 3 su 3, quindi complimenti anche per questo all'artista Liberati. Maestro Liberati, io penso che per lei sia una bella soddisfazione perché là il suo studio ha lavorato tanto per questa opera, ovviamente con il contributo di tanti altri colleghi. Beh sì, ma tutte le opere che io realizzo per me è sempre una bellissima soddisfazione, cioè sempre, sono sempre delle belle cose che lasciamo sul territorio e oltre. Insomma. E poi lei ha coinvolto un'artista iraniana che fortunatamente è potuta tornare per questa bella occasione, che ha realizzato gran parte dei decori, cioè tutti i decori di questa opera. Siccome ogni artista italiano poteva scegliere un artista straniero e a me piacciono le cose semplici, io ho scelto di far venire lei dall'Iran. Dopo tante richieste, tante sollecite all'ambasciata, finalmente siamo riusciti a farla venire. Carmen. Signor Sindaco, insomma, Sindaco di Guardiagrele, penso che per la città di Guardiagrele sia una soddisfazione perché questa è un'opera che nasce praticamente in casa Guardiagrele e che giunge qui nella casa di rappresentanza dell'Abruzzo.
Sì, per noi è un prestigio avere un monumento qui nel giardino del Consiglio regionale d'Abruzzo, quindi al centro delle istituzioni e al centro della città dell'Aquila, alla quale città è dedicato il monumento. E devo ringraziare il Consiglio di amministrazione, il Presidente, gli artigiani, gli artisti e gli architetti che hanno lavorato per realizzare quest'opera, dando un segnale alla città dell'Aquila per una rinascita dopo gli eventi sismici del 2009 e per fare in modo che la nostra città, la città dell'Aquila, possa tornare a volare. Guardia Grilla è vicino agli artigiani, è vicino alla città dell'Aquila, ma in questo senso è vicino a tutti gli abruzzesi, perché è un segnale che mettiamo all'interno del palazzo principale delle istituzioni, qual è la Regione Abruzzo. Ricordiamo gli artisti che hanno realizzato quest'opera. Abbiamo già detto del maestro ceramista Giuseppe Liberati, che ha avuto la collaborazione dell'artista iraniana Carmel Malechi. Ma poi c'è stato per il ferro battuto Georgi Renkin dalla Germania, ma residente a Guardia Grele, Artu Alkosari, finlandese, Domenico Valente di Villa Magna. Per le parti della lavorazione in pietra della Maiella, Franco Aceto di Turri Valignani e Dan Zhongyu dalla Cina. L'idea progettuale è stata dello studio design dell'architetto Angelo Bucci con la collaborazione dell'architetto Fabiola Speranza. Si chiama spirale di Fibonacci. Amici di Agricoltura Oggi, grazie per essere stati con noi. Si conclude la puntata 1184 del nostro incontro. Come sempre vi ricordo le stesse cose. Alla fine è un po' come dire, ci sono delle note da tenere in considerazione. Intanto il nostro sito per la nostra informazione quotidiana, poi lo spazio su YouTube, tutto sempre Agricoltura Oggi, così come sui social, con Twitter, con Instagram e con Facebook. Vi ringrazio ancora per essere stati con noi. Alla prossima.